Safe and security, salute e sicurezza, due aspetti imprescindibili quando si opera in emergenza. Sicurezza intesa come protezione da azioni criminali, che necessariamente significa sicurezza per la propria incolumità e vita. La collaborazione tra operatori sanitari e forze dell'ordine è insita in ogni intervento, che per essere efficace deve poter garantire a medici e paramedici la conoscenza di rudimenti di pubblica sicurezza e viceversa agli agenti conoscenze mediche. A Trieste è stato siglato un protocollo d'intesa tra la questura e l'azienda sanitaria universitaria integrata proprio per cooperare nella formazione del personale, per garantire competenze reciproche da espletare in ogni soccorso e assistenza alle persone. L'accordo prevede l'addestramento di 90 agenti, uomini che presidiano con le volanti il territorio, vanno formati all'utilizzo di defibrillatori già in dotazione alla Polizia di Stato. Ma non solo, prevede anche formazione sui temi della prevenzione e del contrasto degli atti violenti per il personale sanitario e viceversa promozione della salute e dei corretti stili di vita dedicati agli operatori. Un reciproco scambio di conoscenze per migliorare non solo la qualità degli interventi per chi viene assistito, ma anche per chi si trova ad operare in emergenza, garantendo una sicurezza della persona e della sua salute. A siglare l'intesa il questore del capoluogo giuliano Isabella Fusiello e il direttore generale dell'azienda sanitaria Adriano Marcolongo.